Siamo appena arrivati al Giocomics invernale e c'è già un bel po' di gente, adesso fermeremo sicuramente qualcuno. Oggi abbiamo tantissime sorprese, abbiamo già visto dei costumi a dir poco eccezionali e adesso iniziamo a fare un giro. Chi sei? Un mostro, Ash Evil dell'Armata delle Terre. E tu sei? Richiestissimo, cioè, tutti ci dicono, ma perché tutti fanno cose giapponesi e nessuno fa Ash? Facci vedere la tua moto seria. Che meraviglia, ragazzi. Dici una frase storica del tuo personaggio. Mi chiamo Ash, mi hai fatto però. Nomi dei vostri personaggi. Sono la Black Lady da Sailor Moon, principessa Serenity da Sailor Moon. Cosa è successo alla tua fronte? È un livido. Ma i tuoi occhi sono naturali? Assolutamente sì. Avevamo intuito potessero esserlo. Sei il cosplay di Jared Leto. Tu invece sei? Mario Warfare, Luigi è lassù. Mario Warfare, cioè tu praticamente sei Mario però in assetto della guerra. Sì, c'ho fucile e anche il mio compagno sopra. Quindi dopo vi sparerete, vi ucciderete a vicenda. E sopravviverà solo uno. Grazie per il Perché questa scelta? Perché siamo due cazzoni, non c'avevamo niente da fare, ok? Ciao, da cosa sei vestito? Da TARDIS di Doctor Who. Tu sei? Il dottore. Ah, okay. la dottoressa. Diciamo. Nome del tuo personaggio, anche se già lo sappiamo. In una variante un pochino particolare, da dove? Da Justice. Che meraviglia, ragazzi. Invece tu sei? Ashura di R2. Il fatto è che sono tutti vicini. Allora abbiamo il bassista dei TCP, dei Chemistry Project con una cuffietta rosa che si poteva evitare. È la cuffietta più etero del Giappone. E tu dimmi, secondo te, io da cosa sono travestito? Tu sei un travestito. Guardate quanta gente c'è oggi al Giocomics. Lo so che sembrano pochi, ma in realtà sono davvero tantissimi. Ascolta, io ho fatto la Genocide Route, non hai fatto una bella fine. Però il tuo boss era veramente, veramente difficile. Tuo fratello dov'è? Non c'è. Va bene lo stesso. Che sonno. Lui è Rock Lee. Ok. L'anno scorso era Ero Muten. E anche era anche Andromeda. Ragazzi, era un Andromeda meraviglioso. Perché questo costume? Perché è un personaggio che crede nelle sue facoltà e non ha nessun aiutino, né magia né altro. You rock. Oggi sei quella roba di The Evil Within. Yes, e domani piramidetti di nuovo. E come mai hai scelto? Non lo so. No, la verità è nato da un incazzo per non riuscire a fare Paperini. Ok, ma lui è Regan. Lui è Regan dell'altro Giocomics. Come mai Hitman questa volta? Così, mi piace come personaggio. Ti preferivo a Regan però, eri un pochettino più fuori di te. Tornerà. Ciao, ascoltami, tu vabbè, non c'è bisogno che ti chieda cosa sei. Però che mutazione sei in questo momento? Ascolta, ma sotto questa maschera tu sei un uomo o una donna? Uomo. Non è vero, dai. Sembravi una tartaruga ninja da lontano. Ok. Come mai, Splinter? Boh, mi piacciono le tartarughe ninja. Guarda, io ci sono cresciuto e mi dispiace che la gente non le porti perché le avrei volute vedere. Invece abbiamo uno Splinter e ti dirò, io adesso in questo video allegherò una foto di me quando all'asilo feci il cosplay di Splinter per un carnevale. Ok, quindi siamo amici in un certo senso. Sono Puppet di Five Nights at Freddy's. Ok. Ti piace il gioco? Sì. Davvero? Molto. Non sei ironica quando dici che ti piace Five Nights at Freddy's? Assolutamente no. In teoria dovrei essere Thor, in pratica è un costume dell'ultimo minuto. La sto osservando, buon uomo. Perché io credo che lei possa essere Deadpool. Sono Thor al femminile, Thora. Thora, mi piace, Thora è delizioso. E poi c'è nostra figlia che è Captain America, siamo il gruppo Marvel. Quando tu hai detto e poi c'è nostra figlia e hai indicato qui, io stavo per poggiare. Ciao Alex. No, ma bellissimo. Sono Darth Nihus e il signore dei Sith, il Dottor Finalmente un bel cosplay di Star Wars. Mi hai riconosciuto? È certo che ti ho riconosciuto, hai una voce inconfondibile. No, la mia voce è molto sexy. Guarda gli sguardi di terrore nella faccia della gente. Oh mio Dio, perché? Ma lo sai che questo è un kigurumi? Cosa è? È un kigurumi, è un pigiama giapponese. Hai fatto benissimo perché è fantastico. Fammi un verso magico del tuo personaggio. Posso dirti che il tuo era uno dei miei personaggi preferiti all'interno di quella storia? Ah, grazie. C'è un altro Pikachu che ci sta ignorando, facendo finta di non esistere. Ok, ma volevamo sentire anche il tuo pica. No. Squall! Squall, vieni qui! Squall. Tu sei il tipico tipo che si mette un cappello e dice ho il cosplay.
Diciamo di sì. Okay, ma va benissimo. Veramente sarei un cacciatore di taglie. Però oggi botto Asics, dai. Non avevo di meglio. Dai. Dica pure. Come vanno le cose su dove c'è quel freddo maledetto? Come fate? C'è abbastanza freddo. Freddo? Però vai, ti vedo. Ma è vero che muore. No! È che se no poi su cosa vendono? Che le ragazzine sono tutte lì. Ma è vero che le ragazzine ti corrono dietro in questa maniera? Sì, infatti intanto mi tocca nascondermi. Meglio Ygritte o Samuel? Ygritte. Vabbè, siamo d'accordo, dai. Perché questo costume? Perché è fighissimo. È fighissimo. Ci sai dire una frase famosa del tuo personaggio che possiamo utilizzare? Fulmine rosso. Ma ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo? Qual è il nome del tuo personaggio? Murakami. A cosa servono queste alette strane che hai dietro? Sono le ali che ha Mura quando diventa un demone. Siamo Jesse e Woody da Toy Story. Potete dirmi una frase famosa di questi personaggi? Hai un amico e me. La canzone. Sono Woody, tutti giù dal letto. No, dai, volevo quella dello stivale. Ma quello dello stivale mi devi tirare la corda. Ho un serpente nello stivale. Il cosplay di Paolo Ruffini. Ciao. È vero? Ciao. Dici una battuta famosa del tuo personaggio. Invece qui abbiamo Fernando Alonso. Fernando Alonso. Hai detto vado in accoppiata con Paolo Ruffini. Fernando Alonso è l'accoppiata perfetta. Lui mi presenta. Esatto, mi piace. Oh, fighissimo. Allora, ciao. Ciao. Abbiamo squad a Final Fantasy 8 con un gunblade meraviglioso. Aspetta, devo essere nel personaggio, devo essere stronzo. Vai, vai subito. Come mai hai scelto questo personaggio? Perché era fin dall'infanzia uno dei miei eroi preferiti, quindi l'ho sempre desiderato impersonarlo e portarlo a qualche cosplay magari. Ma sai che io conoscevo un ragazzo da bambino che amava Squall talmente tanto che diede una testata alla scrivania per farsi la cicatrice sul volto. Anche tu hai dato una testata alla scrivania? Più volte, però non ci sono mai riuscito e si è sempre rimarginato. Io sono uno di quei cosplayer che viene qui giusto per divertirsi e che non sale assolutamente sul palco. Ah, non fai una... Io vedendoti così ho pensato che facessi magari una scenetta. No, sì. Non ce la faresti, non... No, assolutamente. Eppure sei molto convincente, lasciatelo dire. Bellissimo costume, davvero. Sei rimasta folgorata dalla mia bellezza o cosa? Sono rimasto colpito ancora prima che dal tuo meraviglioso costume e dalla tua risata squillante. Sei ovviamente... Fucking random pussy! Tu sei un Joker al femminile. Beh, sì, adesso che stai qui in genio. Mi stai guardando come se volessi strapparmi la pelle di dosso. Mi stai tradendo? Esatto, sì. Ok, siete sicuramente le due persone più strane che abbiamo trovato da quando siamo qui. Sì. Grazie, ciao. No. Video nel video. Dai, video nel video. Telefonico. Video nel video, mi sei. That's mine. No, tesoro, ti prego. Devo portarlo in giro. Ciao. Stai facendo il cosplay di Lord per caso? No, mi prego. Un pochettino li assomigli, potresti esserlo. La sua unica dichiarazione. Cantaci una canzone di Lord. No, dai, un pezzettino. No, questo no, non puoi chiedere. Un pezzettino. Ci sono i Daft Punk. Voi parlate per caso? No. Cosa ne pensate esattamente? Come... Su questo io sono assolutamente d'accordo, però se posso essere sincero, capito? Esatto. Quindi possiamo vedervi senza le maschere? Non ci posso credere, no, ma tu sei il Joker della... Ma tu sei il bastardo che ha tagliato le scene e ti prendevo per il culo. Bastardo. Ma allora io ieri sono venuto e ho detto no, dove cazzo è Joker, che fine ha fatto Joker? E invece mi giro e sei... Joffrey. Allora, io non, ancora oggi mi chiedo, eri nel personaggio o sei davvero completamente... Sono un coglione così bravo. Comunque hai anche il vino che vedo, antigravità. Sì, è una... Lo puoi candela. Anche... Guarda, tocca. Ah no. Invece qui abbiamo... La damigella. Sembri John Wick. Non so neanche chi sia. È un film che non si è cagato nessuno. E allora vedi che questo microfono è sempre spento. Allora, di il nome del tuo personaggio. Allora, io mi chiamo... Faccio musica... Claro. Sai quel film che non si è cagato nessuno? John Wick, John Wick. Io sono John Wick dei poveri, capito? Però sono ricco. Esatto. Perché me lo porto dentro. Esatto, c'ha anche vestito lei. Dov'è Harley? Hello. Salve. What's your name? Mi chiamo Dario. We came from England to make interviews to people and... Non è vero.
che personaggio sei? Zulf, da Bastion. Da Bastion. Ah, meraviglia, ok, non ti avevo riconosciuto. Come mai questa scelta? Un mio amico mi ha chiesto di fare il cosplay assieme, dato che lui interpretava Kid, e ho deciso comunque di... Di dargli una mano. Una mano, ma sì. Hai giocato il gioco? Sì, certo. Ti è piaciuto? Certo. Cosa mi dici della colonna sonora, che è una delle mie cose preferite? L'ascolto di continuo e ovviamente l'ascoltavo mentre realizzavo questo cosplay. Bellissimo, complimenti. Abbiamo beccato un Tom Berry meraviglioso con tanto di coltellaccio e lampada. Pegasus Ferra! Con i quattro amici ero... Quindi sei un Pegasus in giubbottino. Adesso perché... sì, cioè... ti posso far vedere giusto l'intimo di Pegasus. Questa versione di sei è bellissima. Oh, giusto l'intimo di Pegasus. Con te abbiamo... Tisifone. E la scorsa edizione ero l'Elisabel. Vi abbiamo visti e amati, sì, da lontano. Grazie, troppo veramente grazie. Bellissimi. Okay. Eccolo qua. No! Ciao! Ah, abbiamo... Lumière. Bello. Come mai questa variante di Belle col giubbotto? Mamma. È voluto? Assolutamente sì, era tutto programmato. Anche questo. Cantami un pezzettino delle parti di Lumière. Allora, lei non ha mai visto La Bella e la Bestia. Io sono la Disney. No. Io e la Disney siamo due mondi opposti proprio. Ho capito. Quindi tu cosa guardi? L'esorcista? Sailor Moon. Sailor Moon, è vero. Tu invece sei bello imbottito, è tutto vero? Sono muscoli? No. La maschera l'hai prodotta da solo, immagino. Sì, sì. È una meraviglia, davvero bella. Complimenti. Sì. Cosa sei esattamente? Sono il capotreno del Galaxy Express. Se tu invece sei? Superman. Perché hai anche i baffi. Sei delizioso. Sennò che Mario è. E certo. Il tuo personaggio? Kurosaki Ichigo del Bleach. È una figata pazzesca, la spada è... Se tu vai in giro a darla in testa alla gente, li ammazzi. No, perché ho cercato di non fare troppo figli. Vuoi provare? Sì, ti prego. Prego. Aiuto, è pesantissima. Che figo, mi ha fatto una spada. Sei bellissima. Ok, va bene. Come succedono certe cose? Come succede? Forza e coraggio. Io sono travestito da una persona che viene rifiutata al Berghain. Berghain è la mecca della musica techno. Come si chiama il tuo personaggio? Cyber Taipai. Perché cyber è non normale? Perché il normale fu sconfitto da Goku. Se io ti chiedessi di dire una frase famosa del tuo personaggio, tu cosa diresti? Giunta la tua ora, non hai più scampo. Sono vestito dalla tipologia numero 2 di persone che viene rifiutate al Berghain oggi. Ancora! Abbiamo qui Luna Lovegood. Expecto Patronum. Harry, ciao! Dici anche tu un incantesimo, sono qui. Expelliarmus. Jesse. We need cook. Esatto, bravissimo. Come mai Walter White? Perché il mio look mi permetteva, anzi, di fare pochi capelli. Ma come va la malattia? Tutto bene? Ok. Hai anche la... Che sono delle cose? Sono delle goline. Vabbè, sono delle orse. Ma perché la metti la mia scarseggia e quindi non mi è arrivata giusto in tempo? Vabbè, buona idea comunque. Allora, io ero uno dei Blues Brothers. Ah, ero sì, della band di Fabio. Ero con Freddy Mercury. Certo. Di Fabio. E Fabio, ero gli altri Mercury, dove sono? Slash oggi. Slash, ti abbiamo beccato ieri. Perché non sapevo che fossi tu. Puoi dire il nome del tuo personaggio? Il mio personaggio è Ezio Auditore da Assassin's Creed. Pensavo da Sassari. Come stai dicendo? Ezio Auditore da Sassari. No, vivo a Cagliari, mi dispiace. Quindi sei Ezio Auditore da Cagliari. Ma hai anche la lama da polso, immagino? Esatto. Che scatta, ragazzi. Ma com'è che non ti hanno bloccato all'ingresso al metal detector? È di plastica. Ok. Il nome del tuo personaggio è perché ultimamente lo vedo ovunque. È figo. Come si chiama? Saitama. Da One Man Punch, ragazzi, leggendo. Va bene, il costume è molto rappresentativo, ha calato perfettamente lo spirito, capelli compresi. Questi purtroppo mi seguono da prima del fumetto, ma... Ma tu sei stato Big Boss e oggi invece sei... Sempre Big Boss. Però in una variante particolare. No, è che mi sono tolto la benda che mi stava facendo male l'occhio. Diverso. Vabbè, sei un bel... Stavo lacrimando dall'occhio che non avevo. Okay. Senti, cosa ne pensi di Metal Gear? Sinceramente mi ha fatto particolarmente incazzare. Non perché il gioco sia brutto, ma è risaputo il fatto che sia uscito un gioco incompleto. Però vedere il braccio. Seppure è rotto perché... Però... E qui abbiamo... Revolver Ocelot. Come va? C'è la sciasca addirittura. Concordi sul fatto che Ocelot in realtà sia il vero protagonista e il vero eroe della saga di Metal Gear Solid? È sicuro quello che fa muovere le cose. Ci sai fare anche qualche giochino con i revolver? Va bene, dai. Ok.
ciao, che personaggio sei? Mercoledì Adams. Dimmi una frase famosa del tuo personaggio. Le ragazze pensano ai ragazzi e io penso alla morte. Ok, va bene così. Come mai hai scelto questo personaggio? Perché diciamo che è una cosa che un po' mi rappresenta anche per come sono io nella vita quotidiana, modo di essere, vestire, eccetera. Dici un po' il nome del tuo personaggio e perché stai piangendo? Cosa è successo? Vabbè, ho dato via una parte di me. No, cosa? Come hai perso una gamba? No, no. Siccome per sbaglio ho rotto la bacchetta. Ti dispiace. Mi dispiace anche a noi, assolutamente. Ma posso abbracciare? Dai, con i proventi del video, che sono nulli, tra l'altro, ti portiamo la nuova bacchetta. No. Dai, sorridi che non c'è bisogno di piangere. Bello, vedi, ci hai regalato anche un momento. Grazie. Ciao! No. Gesù, perché? Sono strana la vestita così, eh. Ma scusa, fai uno dei tuoi balletti per tirare su di morale la nostra amica, vai. Do un po' di tempo per rifletterci nel frattempo. Ciao. Come va? Bene. Come mai questo personaggio? Mi piaceva, lo volevo fare. Il tuo occhio è molto convincente e mi sta guardando in un modo terrificante. Ah, hai una faccia nota perché? Perché non ho già intervistato te. Cosa stavi facendo? Ok. Perché hai scelto questo personaggio? Perché è fighissimo, come quello di noi. E invece qui abbiamo... Ma perché non capisce la mia lingua o perché non può parlare? Questa è la sua lingua e noi arretriamo! Sì, dai! Dimmi il nome del tuo personaggio, anche se lo sappiamo. Dimmi una citazione famosa del tuo personaggio, recitamela con intensità, vai! Comunque complimenti, sei bellissimo. Grazie. Ciao, chi sei? Chip. E c'è anche Chop da qua. Vieni qui, Chop, vieni qui. Siete la cosa più bella che abbia visto da stamattina. Come si chiama il tuo personaggio? Steven Rogers, sono io Steven Rogers. Perché non sei venuto a salvare il mondo? Sei venuto al gioco? Beh, bella domanda. Mi hanno stufato, non si capisce più chi è il buono e chi è il cattivo. Però per dire che sei americano è un accento italiano meraviglioso. Sì, no, ho fatto un corso dove ho imparato bene l'italiano. Ascolta, mi lanci lo scudo sulla gente, ne uccidiamo un paio, vediamo cosa succede. No, non sono sicuro, perché se ne sono rotti un paio e mi hanno dato questo che non è proprio di adamantio. C'è crisi anche allo shield, abbiate pazienza. Grazie. Grazie, ciao. Perché stavi facendo la ruota prima? Perché sono lì qua. Insomma, perché sono scema. Anche. Tocchiamo la strada per sempre a queste persone e amiamoci per tutta. Dai! Entra dentro, coso! Ok, questo tizio alto è vestito steampunk. Perché? Perché è uno stile che mi piace. Perché la Coca-Cola? Non trovi che sia anti... Sì, era un padre. Non si fa. Quando sei in cosplay devi essere in cosplay tutto il tempo. Esatto, non mangi. Quanti anni hai? 15. Cosa? Da quanti anni non ti tagli i capelli? Ne ho tagliati quest'anno. Cioè, bellissimo. Cosa sta succedendo? Andiamo a K-pop. Posso chiedervi i nomi dei vostri personaggi? Io non sono un personaggio, sono una maid del Shibuya Maid Cafe, che è l'unico maid cafe in Sardegna. Hai una voce interessante. Ah, grazie. Prego. Tu sei? Io sono Elisa e interpreto Aishindo di Kyokai no Kanato. E tu invece? Sono un essere umano. Mi chiamo Principessa Gomarosa di Adventure Time. Scusi se parlo un po' strano perché sono russa. Parli benissimo, non ti preoccupare. Grazie. Qua sto facendo l'anno di scambio e ho deciso di partecipare in gara di cosplay perché in Russia faccio di solito. Vuoi dirci il nome del tuo personaggio? Serenity. Come mai hai scelto questo costume? Perché è uno dei miei preferiti. Ciao! Dominus Cobiscum, fratelli. Casumarzo e pane frisco. Questa è la mia garanzia, la mia protezione dalle frecce degli infedeli. Ma se io ti dicessi che io sono il capitano dell'armata templare di Gerusalemme? Beh, io vi direi che la mia spada è sulle vostre gonadi. Tutto ciò che fate deve essere dettato prima di tutto dall'imperatore. Non azzardatevi neanche ad andare a mingere all'ospitale senza che lui ve lo ordini. Grazie. Per un momento vi ho scambiato per un guelfo. Non sia mai. Allora, siamo qui con Giovanni Pedizzi, in arte Eclegar, o meglio Edegario. Se abbiamo finito, io ce la farei. Un attimino.
almeno 5 secondi. C'è una domanda, poi devo andare. Va bene. Togli questa cosa da fare. No, ma dai, ma questi Ray-Ban. Ray-Ban, da dove? Ma cosa? Non ci provi con la persona. C'è una sua fan. Ogni anno torna, ogni anno c'è un reprise di questa storia d'amore. Anche oggi sei stata meravigliosa sul palco. Ma non è vero. Anche se non ti ho guardata perché ero in giro. Maledetto. Però so che sei stata brava. Che poi, no, niente, sta cosa del microfono. No, tanto è spento, non funziona, è per finta. Appunto, vabbè. Fai finta. Vabbè. Salutiamo Silvia Carboni. Niente, speriamo di rincontrarla al prossimo Joe Comics. E a casa mia tutti i venerdì sera.